dalle emozioni, dallo spettacolo dello stadio San Nicola per il ritorno della finale playoff tra il Bari di Michele Mignani e il Cagliari di Claudio Ranieri, dal gol all'ultimo minuto nel recupero che vale una stagione, che vale il ritorno immediato in Serie A, firmato dall'appena entrato Leonardo Pavoletti. Gol in live, gol commentato qualche minuto fa. Se vi siete persi la post partita, bisogna assolutamente andarlo a recuperare. Ragazzi, dalle emozioni, dallo spettacolo della finale playoff, del ritorno in quel del San Nicola davanti ad oltre 60.000 spettatori, allo spareggio che valeva la permanenza in Serie A nella massima serie tra lo Spezia di Leonardo Semplici e l'Hellas Verona di Marco Zaffaroni. Partiamo dal match d'andata dello scorso 13 novembre. La doppietta di Mbalá Zola a replicare, a rispondere al vantaggio firmato Verdi ad inizio primo tempo. Dopo quella sconfitta, dopo la decima sconfitta consecutiva in questa prima parte di stagione, alla quindicesima giornata, Hellas Verona condannato ad una quasi retrocessione in Serie B con soli 5 punti in classifica dopo le prime 15 giornate. Una vera e propria rivoluzione, una vera e propria candidatura a rilanciare le proprie ambizioni salvezza invece nel 2023, con tanti punti vinti negli scontri diretti, con tanti punti davanti ai propri tifosi allo stadio Bentegodi. Ragazzi, siamo arrivati a questo inedito ormai da 18 anni, l'ultima volta nella stagione 2004-2005, reintrodotto quest'anno per la prima volta da quel famosissimo derby tutto emiliano tra Parma e Bologna a circa 22 anni, invece dal gol firmato Cossato in quel dell'Oreste Granillo tra Regina e appunto Hellas Verona. A circa 16 anni invece dal playout in Serie B nella nostra amata serie cadetta tra Spezia ed Hellas Verona. Da quel famosissimo gol sbagliato nell'andata al picco da Aniello Cutolo, che poi fu beccato anni dopo con la maglia bianco scudata allo stadio Bentegodi. Storia di un calcio passato, storia di un match che non sarà mai comunque un match come gli altri, quello tra Spezia ed Hellas Verona. Dopo lo 0-0 maturato in quel della Picco lo scorso 5 marzo, entrambe le formazioni che avevano concluso la stagione a quota 31 punti negli ultimi 90 minuti, ambedue le formazioni avevano sognato la salvezza, il gol al 71esimo a San Siro di Davide Faraoni a illudere il popolo scaligero, il calcio di rigore invece di Paulo Dybala al minuto numero 92, 7 giorni fa, a condannare a questo spareggio davvero pieno di emozioni, ma soprattutto anche pieno di preoccupazioni da ambedue le parti, il calcio di rigore di Paulo Dybala a condannare lo Spezia, gli Aquilotti, la formazione di Leonardo Semplici a ulteriori 90 minuti nel teatro davanti nel palcoscenico del Mapei Stadium. Dalle parate di Lorenzo Montipò, vero e proprio protagonista nel corso del secondo tempo, ai 4 gol che invece sono andati in scena nel corso dei primi 45 minuti, perché è la doppietta di Cyril Engonge, colui che è arrivato
nel mercato di riparazione a gennaio dal Groningen, il quarto gol, il quarto e quinto gol in questa stagione, la prima doppietta in Serie A per l'esterno belga. Una vera e propria serata magica per il popolo scaligero, che quindi festeggia in quel del Mapei Stadium la quinta permanenza consecutiva in Serie A. Invece termina questo lungo sogno che si era materializzato ormai 3 anni fa sotto la gestione tecnica di Vincenzo Italiano, con quella sconfitta nel match di ritorno nella finale playoff contro il Frosinone, lo 0-1 che poi comunque valse una storica promozione per il club ligure in Serie A nell'estate del Covid. A 3 anni dal ritorno in Serie A dopo tanti, tantissimi anni, termina nel peggiore dei modi possibili, immaginabili, questa rincorsa a salvezza. Spezia retrocesso in Serie B dopo Cremonese e Sampdoria, quindi possibile derby ligure l'anno prossimo tra blucerchiati e aquilotti, ancora una volta, questa volta in Serie B, nella serie cadetta. Dall'altra parte invece tanta felicità e sicuramente anche e comunque anche una grandissima risposta da parte del pubblico per una salvezza che sembrava quasi impossibile a metà campionato, come detto, alla quindicesima giornata, con soli 5 punti in classifica, con 10 sconfitte consecutive. Una partita che inizia con lo strappo di Lazovic su Wisniewski, la palla al limite dell'area, con il tentativo di Faraoni deviato in porta a battere Drongoski da parte dell'ex Venezia Ampadu. Ampadu che si inventa la 14ª, una conclusione che però viene anche deviata sia da Davidovic sia da Mignani e da Magnani, e che poi comunque termina la propria corsa sotto l'incrocio a battere Montipò per il gol del momentaneo 1-1. Recupera un gran bel pallone sulle mana, lo offre a Djuric, l'1-2 con l'ex Salernitana, parte di Engonge che in diagonale batte ancora una volta Drongoski per il nuovo vantaggio dell'Hellas al 25esimo. È una grande serie Engonge che sul lancio da parte di Davidovic riesce a sfuggire alla difesa ligure, alla difesa degli aquilotti, per poi firmare in contropiede con il sinistro, finta con il destro, pallone sul sinistro, ancora una volta una leggera deviazione da parte di Ampadu a battere sul proprio palo Drongoski per il gol del 3-1. Grande risposta di Montipò ad inizio ripresa sul tentativo di Zurkowski all'interno dell'area piccola, grande risposta in corner e poi al minuto numero 70 l'episodio chiave del match, perché su un buco generale, su un errore difensivo da parte della difesa scaligera, ne approfitta Shomudrov che salta Montipò, intervento sulla linea con la mano a salvare il risultato da parte di Faraoni, con Orsato che estrae il rosso, calcio di rigore per lo Spezia dagli 11 metri. Enzola che viene però neutralizzato, respinto ancora una volta da una monumentale Montipò, che sarà il grande protagonista nella finale al Cardiopalma, con le speranze ligure che terminano al minuto numero 93 con anche un po' di sfortuna, la traversa dello stesso Ampadu, protagonista nel bene e nel male, nel corso del primo tempo. Spezia che ci crede fino all'ultimo, ma che poi deve arrendersi e che viene soprattutto condannato a 3 anni dal ritorno in Serie A alla retrocessione in Serie B. Può invece iniziare la festa scaligera in quel della Mapei Stadium. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!